Io non ho capito questa cosa, cioè questa cosa che lei ha descritto adesso, quando avviene dopo la Daura, giusto? Allora, signor dottor Gozzo, queste persone di qua, sia, mi dispiace che non mi ha capito, mi dispiace che non mi sono spiegato bene. Sì, non l'ho capita proprio, per se me lo può ridire. Allora, facciamo una cosa, prima le spiego il discorso prima della Daura e dopo le spiego il dopo. Va bene. Vediamo se parlo parlare più piano, mi so spiegare meglio. Prima che succedesse l'attentato alla Daura del dottor Falcone, dentro il villo Pelitone entrano due persone. Spesso, cioè, 3-4 volte li ho visti che entravano in faccia. Ed erano due con il motore. Una volta venivano con il motore, una volta venivano con la macchina. Però noi vedevamo che queste persone entravano e si andavano a piazzare nella parte del giardino. Dentro invece la casetta dove facevano delle riunioni, dove andava Contrada, dove andava Carino Scotto, dove andava Giovannaiello, si vedeva che questi agenti, dica agenti che lo so adesso che sono stati poi poliziotti, facevano come i pazzi perché non individuavano il luogo dove entravano, la casetta. Questi erano convinti che andavano nel palazzo invece, dove abitavamo noi. Le donne del nostro palazzo, delle mie zie e mia madre, si lamentavano perché erano convinti che questi due poliziotti, due persone, erano dei guardoni. E questo è prima della Daura. Dopo che succede? Succede che fallisce il tentato alla Daura. Mio cugino Angelo, figlio di Pino, che aveva riconosciuto nel luogo della Daura questo Agostino, la gente che scendeva dalle scale, lui dice che si è spaventato, che l'aveva riconosciuto, e da fuori. Quando mio cugino Angelo ritorna a casa, gli dice a suo padre: vedi che quello che io ho fatto, è successo questa cosa perché ho visto questa persona, ed è quello che veniva qua, che noi scambiavamo per guardoni. Invece dice: quelli sono poliziotti che vanno, ci stanno seguendo. Questo è il primo appello. Spero di essere stato chiaro. Però se c'è qualche altra cosa, sì, è stato chiaro. Oh, scusi, Bubbino, posso capire una cosa? Sì. Senta, Galatolo, ma sì. Intanto queste due persone che lei indica come l'agente Agostino e l'agente Piazza venivano assieme? Sì. In quella circostanza o più volte li ha visti assieme? No, allora li ho visti più volte assieme, ma c'è stato pure che addirittura una volta sono entrati con la macchina assieme, perché prima venivano spesso con i motori, okay. Col motore. Senta, ma lei, che queste due persone che prima avevate scambiato per guardoni, eccetera, se non ho capito male, avete intuito che non erano guardoni dopo che suo cugino aveva fallito l'attentato alla Daura, si era disfatto del telecomando, è così? Sì, signor Presidente. Perché erano, queste persone venivano... Sì, che erano agenti di polizia. E perché sì. Stavano lì, come dice lei, facendo foto, guardando, aspettando, eccetera. Voi quando l'avete saputo? Noi ce l'ha confidato per mio zio, quando suo zio è stato chi? Mio zio. Suo zio Pino. Chi? Pino. Sì, e anche Stefano Fontana, mio cugino. Quando ve l'ha confidato? Poi, ma negli anni, sia nel 91 che pure nel 2000, nel 99, 98, nel 2006 mio cugino... non voglio essere scostumato nel parlare, che quando si prendeva gli argomenti non, certo questi due corn erano per questo motivo che venivano là, perché volevano vedere, volevano fotografare questi di qua. Poi è successo che nel 2000, nel 2003, 2004 mio cugino Stefano Fontana, che eravamo a carcere di Pagliarelli, e tra cui noi c'era anche Giovanni Cusimano della famiglia di Partanna Mondello, quando si parlava sempre, si prendeva questi argomenti, e poi si era parlato di questa, di Piazza. Il discorso è nato per la gente Piazza, e poi si è andato a finire nella gente Agostino, e in cui diceva il fatto che Gaetano Scotto, che il dottore, un dottore, cioè significa il soprannome di Nino Madonia, che se l'era, mi scusi la parola signor Presidente, che se l'era fottuto lui, dove c'era lui non c'era, non cresceva né nel lavoro, si portava tutto.
cioè che li avrebbe ammazzati, sia più esplicito, cioè si diceva sì, cosa? Le due persone che l'avevano uccisa, sia alla signora Castellucci che Agostino, era stato Nino Madonia con un Gaetano Scotto. Mm-hmm. E poi ci ha dato anche una motivazione che c'entrava la donna, e dice che aveva riconosciuto Gaetano Scotto. Però lei ha detto che era capitato in almeno un'occasione che quando Contrada e Aiello erano arrivati a Vicolo Pipitone e si erano incontrati con esponenti della sua famiglia, Piazza e Agostino avevano fatto accesso a Vicolo Pipitone, e voi avevate pensato che fossero collusi, che fossero di scorta alle persone che erano arrivate. Ho capito bene? Sì, benissimo, ha capito. Perché all'inizio non cioè, dove persone per entrare in Vicolo Pipitone devi conoscere quel punto, se no non lo sai che non puoi spuntare, non vai in nessun posto. Quando venivamo a spuntare queste persone, pensavamo all'inizio che erano dei poliziotti, tipo collusi con loro che li spalleggiavano. Okay. Poi invece ti ho passato. E quindi, ora, la domanda è specifica. Il passaggio da questa vostra idea che fossero spalleggiatori di quelli che accompagnavano quelli che venivano alle riunioni e il fatto che invece erano dei cornutazzi, la differenza la fa la vicenda della Daura? Sì. Quando quindi suo zio Pino, suo cugino Angelo, racconta a suo zio Pino che aveva visto uno scendere dagli scogli, giusto? Sì, sì. Chi era Piazza? Chi era Agostino, non il Piazza? Sì. Mio cugino ha riconosciuto all'agente Agostino, che ora, già si sapeva che questo era il poliziotto. Bene. Lei ha detto che quando ha iniziato la sua collaborazione, se non ho annotato male, novembre 2014, è così? 14 novembre, sì, sì. 2014. Diciamo, lei era detenuto in quel momento? Sì, mi trovavo a 41 bis a Parma. E perché reati era detenuto? Aveva, prego. Sì, avevo 416 bis, estorsione, 513 bis. Ma erano... Sì. Era in custodia cautelare o era già definitivo? No, in custodia cautelare, mi ero arrestato a giugno 2014. Ah, quindi... Poi da carcere di Don Mezzo mi hanno portato a Parma. Ho capito. Senta, e lei a quel punto, diciamo, quindi era stato arrestato a giugno 2014. A novembre 2014 come matura la intenzione, la volontà di collaborare? Sì, signor Presidente. La maturo questa cosa perché nel 2014, prima mi arrestano a Mestre, allora sì. Mi portano nel primo carcere più vicino, è Venezia. Siccome là non c'è l'alta sicurezza, e dopo 15 giorni così mi trasferiscono a Tolmezzo. Tolmezzo ci sono altri detenuti, tra cui un certo Fiore, che è un autore della famiglia di Baglieria. In cui si parlava a Palermo chi c'era, ci hanno trasferiti, ci hanno fatto, a me me l'ho portato qua, a mio suocero l'hanno portato a Torino, se non mi sbaglio. Dice, è uscito, dice pure il tribunale, lo sai che il tribunale, dice, lui, questa persona veniva da Palermo, aveva finito un processo. Dice, sai, dice che lo zio Vincenzo, dice, è stato scarcerato assieme a San Vincenzo Graziano. Ed era la persona che aveva in custodia 200 kg di esplosivi. Quando ho sentito questa cosa, che già è stato scherzo, siccome per fare questo discorso al dottor Di Matteo, lui era l'unica persona più approfondita a continuare a farlo questa situazione, penso sono andato a 41, e di là sinceramente dopo mesi ho pensato, ma perché non la finiamo per una volta e per sempre questa cosa nostra, è cosa nostra, che aveva già 40 anni che mi tormentava la vita sta cosa nostra. E per dare, sinceramente non mi vergogno, per dare anche un futuro ai miei figli. E così ho deciso di fare questo salto, ma per me è molto difficile, signor Presidente. Provengo da una famiglia non mafiosa, dagli anni 30, agli anni 40, mio zio, papà di mio padre, lo zio di mio padre Tanalate, che è stato ucciso. Cioè, veniamo da una famiglia storicamente di Cosa Nostra. E mi creda, io ho detto anche nei primi processi, amerò mio padre per tutta la vita. Ma da padre e figlio,
ma lo scongiuro da uomo di Cosa Nostra. Quello sì, perché papà è stato quello che mi ha messo al mondo, mi odia, mi vuole uccidere, farebbe, vuole uccidere i miei figli, farebbe tutto per darmi soddisfazione a Cosa Nostra, pure a qualsiasi. Ma io a mio padre lo vorrò sempre bene da padre, però, non da padre Cosa Nostra. Mi spiego? Quello sì, signor Pedro. Quindi... l'ho fatto per un futuro per i miei figli e per non far scongiurare un altro dottore, il dottor Di Mattefalo, diventare un altro dottor Falcone. Quindi perché si sarebbe dovuto occupare questo Vito Graziano, era quello che teneva l'esplosivo. Vincenzo Graziano. Vincenzo, scusi, Vincenzo Graziano. Sì, sì, Vito è lei. Sì. Sì. Vincenzo Graziano che teneva l'esplosivo. Sì, sì.